Dovessi fare un commento su Lucca, mi tornerebbe piuttosto male, perché io ci abitavo in un altro millennio e soprattutto in un altro secolo. Tuttavia, partirei dalla caduta di una foglia che vola dopo essersi staccata dalla Torre Guinigi, un andamento inconsapevole che va a portare un saluto sopra i tetti e davanti alle finestre dove la gente si affaccia, dove la gente abita e dove i lucchesi di Lucca sono. Preferirei fare un giro più largo e parlare solo di Lucca Curiosa, perché tanto ci sono già loro a fare ricerche in tema di storia e ci pensano già bene, con un lavoro di squadra, a sbrucignare l'occhi di chi su YouTube li segue o dal vivo. Io invece vivo dove la cultura è tante volte sotterranea, ma quella che funziona quotidianamente la si può chiamare in una parola sola e con un solo aggettivo: cultura shallow. Cioè, sono cittadino USA e dove risiedo la cultura non vuole e non può competere con la mia bella lucchesia. Ho perso anche le parole del vernacolo e le espressioni vernacolari dialettali. Se mi riesci è perché sbocci da sotto il tempo e con inconsapevole ispirazione mi sovvengono tra ricordi e memorie dimenticate. Tuttavia ci voglio provare, ma invece di darvi una spipporata di termini e barzellette, ricette e discorsi a bischero, mi diverto a leggere in lucchese serio e rispettoso i seguenti versi toscani. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era, è cosa pura. E sta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Dirò delle altre cose che io v'ho scorte, tanto amara che poco più è morte. Io non so ben ridir come ventrai, ma si ragiona del ben che ci trovai. Tanto ero pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, che se andavo a letto e mi rioprivo, non mi schiacciavino neanche barocci. Ma poi che fui a piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e pensai, sarà vero, Dio ce ne guardi, ci sarà mia il foglionco e la pantera.